Guapè a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Plague Tale Requiem. Ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 20 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando, spolliciate. Che dire... Signori, che dire? Sono parecchio in pensiero. Sono veramente preoccupata dopo quello che abbiamo visto nello scorso episodio, ragazzi. Ho veramente tanta paura a continuare questo gioco e non sto esagerando dicendovi questa cosa perché tra l'altro diversi di voi continuano anche a dirmi che c'è di peggio e mi sembra veramente impensabile che possa esserci, insomma, qualcosa di peggiore rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora, e quindi la cosa mi preoccupa non poco, ragazzi. Sono sinceramente preoccupata. Non so davvero cosa mi sta aspettando d'ora in avanti. Siamo arrivati l'ultima volta qui, dopo che purtroppo la madre di Emissi e Yugo è stata uccisa, dopo che Yugo quindi ha scatenato la sua furia sotto anche l'appoggio di Emissi contro i soldati, contro Emily, il conte ha giurato comunque di ritrovarci, e ci siamo ritrovati qui dopo che Yugo purtroppo, ragazzi, sembra essere entrato in uno stato catatonico, non so se lo possiamo definire così, ma comunque completamente assente, come se non ci fosse, come se fosse oramai guidato solo ed unicamente dalla macula, e quindi anche questa cosa è estremamente preoccupante, per cui adesso non ci resta che attraversare il nido di ratti e io incomincio questo episodio appunto con non poca preoccupazione. Siamo in compagnia di Lucas, è vero, ma Emissi è comunque, ragazzi, distrutta, ovviamente. Questo è quello. Yugo, oddio, sembra essere completamente andato. Fai attenzione a ta torche. Oui. Ok, ragazzi. Attenzione! Oddio. C'è ça dont je parlais. N'approche pas des vapeurs. Ah, perché ci può spegnere la torcia? Oh, cavolo. Sì, ma sta roba è pure tossica. Oddio, esploderà. Esploderà. Esploderanno pure queste altre cose. Oddio, che schifo. Assolutamente che schifo, ragazzi. Cioè, tra l'altro questi sono tutti corpi, adesso io ci sto facendo particolare caso, ma sono ammassi di corpi umani, ragazzi, di resti di corpi umani, scusatemi. Chi lo sa? Chi lo sa? Oddio. J'ai senti son corps se contracter juste avant que tout explose. Je te l'avais dit. Gesù. Son lien avec la macula se renforce. Je sais que tu es toujours là, Hugo. Je t'en prie, tiens bon. Io non so che pensare a sto punto delle cose. Se ormai Hugo è andato, ragazzi, se ormai... Cioè, se ormai si è fatto sovrastare dalla macula... Che succederà? Cioè, a sto punto delle cose, cos'altro può succedere di peggio che avete continuato a dirmi? C'è di peggio, c'è di peggio, c'è di peggio. Cioè, io non oso immaginare cosa possa esserci di peggio a questo punto delle cose. E mo'? Ma non possiamo passare di qua, ovviamente. Quindi dobbiamo trovare un'altra strada. Mamma mia, ragazzi, ma è terrificante tutto ciò. Veramente terrificante. Io... Io non sto facendo tanto caso ai resti umani, ma... C'è impossibile. Ma combien y en a all'intérieur? Oui. Je suis là. Hé. J'attends. Lucas, on doit y aller, vite. Oui. Viens, Hugo. Ma che possiamo fare? Ecco qua. Cet endroit n'est pas bon pour toi. Ici, c'est chez moi, ici, c'est ma maison. Arrête! Tu viens avec moi, que tu le veuilles ou non, c'est clair. Vous entendez? Il vient avec moi! Tu les as mis en colère. Ils arrivent! Ouais! Oh, oddio, raga. Non, 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 non! Vite! Ils ont tout détruit! Oddio. Vite! Cioè...
giustamente, cioè i topi lo vogliono, lo reclamano. E il problema è che lui non è più cosciente, non si rende conto. Lui ha chiamato questa casa, ragazzi. È terribile. No. No, raga, cioè, ma qua veramente solo l'aria stessa che stiamo respirando è l'esalazione velenosa. Pure lei non si arrende, ma giustamente, cioè. Hugo. Dov'è? Ugo, riprenditi, ti prego. Torna in te, per favore. Tu vois? Il y a encore de la lumière. Ce n'est pas fini. Allons-y. Che c'ha oui, pure je suis prêt. Era distrutto che può avere. Cioè, raga, quante altre cose devono passare sti poveri cristi? Cioè, è insopportabile veramente arrivati a sto punto delle cose cominciare a essere insopportabile. A sto punto mi riviene in mente pure il sogno di Luca, cioè di Lucas, di Hugo. Che voleva dire? Cioè, perché portarci qua sull'isola per poi subire sta devastazione? Il y a quelque chose d'étrange avec la mer. La terre a disparu. C'est moi. Non. C'est ma faute. C'est celle des rats. C'est moi qui ai fait tout ça. Non. C'est le comte et la comtesse. Partons. Partons loin d'ici. Oh, pare che per ora, come sta parlando, forse ha riacquistato un pochettino di lucidità. Così sembrerebbe. Il punto è che di regola c'è Sofia, ragazzi, che ci starebbe aspettando al porto. Le secours sont amenés ces maudits œufs à la surface. Oddio, no. Oui, ils sont encore là. Toujours. Toujours dans ma tête. Hugo, laisse-le, Amicia. C'est pas vous qui commandez. Ok, c'est bravo. Qui commande. Obéissez-moi. Vous m'entendez? Obéissez-moi. Vi ha buttati in mare. Très bien. Je crois qu'ils t'ont entendu. Je ne t'avais jamais vu faire ça. Parce que ça fait mal. Ah. Je suis désolée. Ok, però ovviamente lui comunque continua ad essere quello che comanda i ratti, quindi in effetti può anche decidere di sbarazzarsene, però a quanto dice è una cosa che fa male. Comunque. Non so, ragazzi, sono parecchio perplesso. Ma intanto, visto che ci siamo, creiamo un po' di roba così che magari possiamo raccogliere tutti quanti i materiali che troviamo. Non so, ragazzi, non so che pensare a sto punto delle cose. Ecco qua. Cette secousse a cassé les jarres d'huile. Des soldats. Pourquoi on veut toujours l'enfant? Il va causer notre perte, il a tout détruit. C'est arrivé parce qu'il est sous l'influence de la profanatrice. C'est pour ça que le comte veut absolument sa tête. Ah, j'espère que ça va marcher. Profanatrice? Tu as hérité d'un de vos titres, Amicia. Le comte est toujours vivant et continue de répandre ses mensonges. Ils sont à nos trousses. Faites attention. Ok, dobbiamo stare attenti adesso. Oddio. Qu-
qua ragazzi ci stanno i ratti, però non so se dobbiamo liberarli o fare che. Cioè, perché poi stiamo nella cacca pure noi comunque. Il fatto è che lì c'è roba che ci può servire. Malgré tout ce chaos, ils préfèrent tuer que d'affronter leur propre mort. Rien de nouveau. Ma quindi posso colpirlo? Posso colpirlo questo, ragazzi? Guardiamo un po'. Guardiamo un po' che succede. Cazzo, se lo sono mangiati nonostante la torcia. Ah sì, perché esce il liquido, c'è anche quella... Ok, c'è anche quell'aria che praticamente spegne la torcia. Ok, questo potrebbe essere positivo, ma dobbiamo stare comunque attenti, ovviamente, a restare nella luce possibilmente e a non farci divorare, quindi. Ancora un po' di odoris, questa è resina, non so di preciso. Vabbè, io mi creo un po' tutto, ragazzi, così più materiale raccolgo meglio è, ovviamente. E quindi devo tenere a mente questa cosa. Se faccio esplodere queste cose, oh cazzo, non me l'aspettavo questa. Cioè non mi aspettavo che esplodesse così tutto in un tratto. Ok, c'è uno di questi stronzi qua, tra l'altro. E a sto punto facciamo così. Andate a prendere? Dovrei spegnere pure l'altra torcia, ma potrebbe essere pericoloso per noi. Ma forse questi ratti hanno raggiorazione ravvicinato solo alla zona dove esplode? Probabilmente sì. Allora, anzi, ma questo lo posso ammazzare così? Ma che sto a fare? Pure io, madonna santa. Ho perso tanto tempo, lo potevo uccidere direttamente così. Allora, qua possiamo salire e qua ovviamente adesso non possiamo passare, manco se ci spariamo. Però questo lo posso colpire così. Ecco qua, risolto. Ne abbiamo ammazzato un altro, anche se comunque sta zona, ragazzi, sarà abbastanza piena di stronzi. Allora, qua intanto c'è un altro piccolo baule. Oddio, questo c'ha l'elmo e quindi potrebbe essere un vero problema. A meno che non faccio questo. Se lo mangeranno, secondo voi? No. Ovviamente no. C'était rien. C'était rien? Quello ti sembra niente? Dio mio, davvero? Ok, cerchiamo di stare attenti, ragazzi. Magari lo posso semplicemente evitare. Chi ha visto, mo? Vorrei sapere. Vorrei sapere davvero chi ha visto. Che palle. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Come... Oddio. No, raga, qua è pieno. Mi sa che sono abbastanza nella cacca pupù in questo esatto momento, Mi sa proprio di sì. Allora, se stiamo bassi, magari abbiamo fortuna e non ci vede il genio. No, no, devo capire cosa ho sbagliato. No, no, sono nella merda, ragazzi. Cioè, c'è sta questo grosso con la mazza, no, non ce la posso fare. Dove devo andare, tra l'altro? Noi siamo reperati. Grazie Lucas, me ne sono accorto. Mannaggia santa. Allora, intanto, oddio. No, no, sarebbe stato fin troppo facile. Allora, ci ha fatto ripartire da qua. E questo ovviamente potrebbe essere una cosa positiva, perché prima è qui che mi hanno beccato. Quindi se cerchiamo di stare un attimo attenti, anche se la vedo parecchio difficile, magari posso evitare che mi becchino subito. Quindi, intanto saliamo di qua. Perfetto. Prendiamo pure st'altra roba. Allora, se sgancio sto coso se ne accorgerà qualcuno? Probabilmente sto stronzo. Allora, dovrei provare a fare una cosa un po' azzardata, ragazzi. Non lo so, la vedo dura. Il punto è che non se lo mangiano. Cioè, non capisco perché non vanno a mangiarselo. Quello è il problema, capite? Che non se lo vanno a mangiare, perché rimangono soltanto nella zona dove esplode l'affare, in pratica. Ecco qua, mo verrà di qua, ovviamente, no? Sì, sta arrivando di qua. Allora, se faccio abbastanza in fretta e rimango nascosta... Ok. Proviamo a correre, ragazzi, come se non ci fosse un domani. Vediamo se riesco a farla franca. Corri, 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 ce l'ho, ci siamo, ci siamo. Ok, almeno qui
questa fase, ragazzi, sono riuscita ad andare. Je vois un bateau là-bas. Oui. Oh, pitié, sois en vie, pitié, sois en vie. J'arrive pas à croire que la comtesse est morte. Il paraît que le comte est complètement abattu. Il viendra même pas à la pendaison. Ils ont construit une potence sur la place du port pour un moment. Ils de la muraille. Merde, j'aurais bien aimé voir ça. Ouais, moi aussi. Ils piqueranno Arnaud. Arnaud est encore vivo. Il est pas mort. On doit l'aider. On n'a pas le temps. On est obligé d'y aller. Vraiment. Même après ce qu'il a fait. D'accord. On doit aller au port allora, de toute manière. Hugo. On récupère Arnaud et on se tire de là. Ok, lo vedo parecchio deciso. Oddio. Porca vacca. Allora, con i topi così liberi, ragazzi, dovremmo poterli ammazzare semplicemente facendo questo. Sì. E quindi Arnaud è ancora vivo. Quindi non ci resterà che liberarlo, ragazzi. Quindi intanto passiamo di qua e vediamo fin dove. Oh cazzo. Non me raccorta, non me raccorta, non me raccorta. Oddio, che è? Vieni se hai il coraggio, amico. Vieni. Vieni, vieni. Quindi vedi di toglierti dai piedi. Dobbiamo passare di qua e li proviamo a fare così. Madonna, tutti quanti li ha tirati, Dio santissimo. Ok, corriamo. Prendo questo, ovviamente. E cerchiamo di restare bassi per quanto possibile. Ma dovevo per forza venire qua, ragazzi. Oddio, chi è? No, ragazzi, sta cosa è stata assurda. Sta cosa è stata assurda, veramente. Concedetemi di dirlo perché il signore non ci ha veramente visto. È stato pazzesco, veramente pazzesco. Allora, il problema adesso è che forse tornerà qua dentro, ovviamente. Quindi vediamo di restare un attimo nascosti. Jamais je n'aurais pensé que les rats pourraient être si puissants. Espérons qu'ils resteront ici une fois qu'on sera parti. Ça dépendra du coup. Allora, vediamo se possiamo salire senza farci vedere. Per poter poi scendere quando se ne si toglie dalle palle. Ok, io intanto raccolgo tutto, ragazzi. Raccolgo tutto. Chi è? Chi è? No, no, non hai visto un cazzo, guarda. Non hai visto un cazzo, scusa, eh. Un po' di fretta, di certo non mi voglio far beccare adesso. Quindi dobbiamo aspettare che lo stronzo qua sotto poi si giri, perché immagino proprio che dovremmo scendere là davanti, ragazzi. Allora, più avanti ci sta il bestione con la mazza gigantesca. Non ci resta che andare giù di stealth prepotente. Ok, direi di azzardarci e proviamo a scendere. Le condizioni sembrano abbastanza favorevoli. Allora, dobbiamo vedere se ho dove nascondermi. Ma qui l'erba alta mi permette di nascondermi? Sì, però da qua mi vedrà. Oddio, qualcun altro mi sta vedendo. Qualcun altro mi sta vedendo. Qualcun altro mi sta vedendo. Qualcun altro, qualcun altro, qualcun altro. Chi è? Ok, almeno sono riuscita a tapparmi qua, ragazzi. E dovremo procedere di qua, suppongo. Quindi restiamo nascosti fin quando è possibile. Fin quando è giusto restare nascosti. Altro tizio immagino che a breve si girerà. Quindi mi sa che dobbiamo... Oddio, si sta fermando il bastardo. Dobbiamo approfittare, approfittare. Ma è rischiosa, è rischiosa, è rischiosa la cosa. È Raga, non ci posso credere. È stato un azzardo pazzesco. E infatti si è visto il risultato. Oddio. Allora, vediamo se riesco a squagliarmela in... Come sempre sarebbe stato fin troppo bello per essere vero. E ok, mi ha fatto ripartire da qua. E questa è una cosa positiva. Devo solo capire bene quando muovermi, perché è stato questo qua, mi sa, a scoprirmi. Riproviamo. Vediamo se è la cosa giusta da fare. E dai, però, e dai, e dai, e dai, e dai. Fatemi andare, vi prego. Ok. Oddio, allora, suppongo che dovremo continuare di là. Mi sembra l'unica strada che procede da qualche parte, quindi vediamo un po' com'è la situazione. La vedo abbastanza spinosa la nostra situazione attualmente, ragazzi. È tutto molto complicato, tutto estremamente complicato.
comunque, fatemelo dire. Allora, dovremo provare a scendere di qua, sempre sperando che non ci sia qualcuno pronto a individuarci. Infatti, meno male che mi sono stata un attimo ferma. Ok, mi sa che è arrivato il momento di approfittare e nasconderci qua sotto. Ok, la tensione... J'ai l'impression que c'est le seul moyen d'aller de l'autre côté du village. Il tire à peine au-dessus de l'eau. Pas le choix, je présume. Pas le choix. Non c'è scelta, quindi immagino che dovremo procedere da qui. Non ci resta che avere un altro po' di pazienza e aspettare che questi due grandissimi pezzi di sterco si tolgano dai piedi. Quindi girati pure te, per favore, per favore, per favore, girati, vai via, vai via, vai via, vai via, vai via. Ok. Pian pianino, pian pianino, pian pianino. Dobbiamo continuare da qui. Forza e coraggio, ragazzi. Ok, immagino che da qui ci salverà un checkpoint. Almeno spero. Ok. Niente checkpoint? Fantastico. Le notizie quelle belle e meravigliose. Allora, continuiamo da qui. Per ora. Dov'è Arno? Mi ha salvato la partita adesso. Buon segno. Il faut aller plus vite. Ils vont le tuer. Lo so, tesoro. S'il le tue, moi je les tuerai tous. È diventato. Nous allons sortir de là. Cattivello, Hugo, eh. Diventato cattivello. On monte. Allora, vediamo se è da qui che dobbiamo continuare. Ok, allora. Continuiamo da qui, ragazzi. La strada sembra abbastanza pericolante, ma ce l'abbiamo fatta nonostante tutto. Quindi non ci resta che trovare Arnaud. Ma dove l'avranno mai messo Arnaud? Detto che lo devono impiccare. Sta parlando ovviamente di lui. Allora c'è lui, il fameux Arnaud. Celui qu'on appelle la muraille. Oui. E on doit le sauver. Même s'il ne le mérite pas. Lei. C'est une sacrée troupe que vous avez réunie là. Non so perché dovremmo usare questo. Non so manco perché l'ho preso. Scusate, fatemi vedere. Ah, comunque da qui non posso scendere. Ah, ecco, devo salire da qui, ovviamente. Se non posso scendere, dovrò pur salire in qualche modo. Quindi forza Lucas. Forza Lucas, forza Lucas. Dammi una manina. E piazziamolo qua. Vabbè, magari comunque la presenza di Arnaud potrà rivelarsi utile in qualche modo, almeno spero, quindi salvarlo non ci costa niente a questo punto delle cose, ragazzi. Ok, scendiamo da qui. Che spiritoso. Eccolo qua. Maintenant, Amicia, fais quelque chose. Je m'en occupe. Che devo fare? Ma che cazzo faccio? Usa il cazzo di. Ecco qua. Questo faccio. Te pure ce l'hai per te e. Ignore-le, Hugo. On est là avec toi. On va rentrer chez nous. Allez. Oddio, che devo fare? Oh cazzo, oh cazzo. Ah! Sta a posto. Sono nella cacca pupù, ragazzi. Nella cacca pupù. Devo un attimo capire cosa cazzarola fare. Allora, perché. Aspetta, 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 aspetta. Ok, ok. Allora, forse. Ah, no, contro di lui comunque non mi salvo. Contro di te, però, sì. Il fatto è che lui non prende fuoco. Questo è il problema. E quindi che cosa gli faccio? Oddio, pure con gli scudi. No, vabbè, raga. Allora, venite un po' di qua, per favore, grazie. Che facciamo un bel fuocherello. Boom! Ma lo stronzo non muore, comunque, vero? Che cazzo gli devo fare a questo? Oh, lui lo posso ammazzare così. Non so che fare, ragazzi, veramente. Ok, gli è saltata adesso l'armatura. L'occasione, ragazzi, finalmente per farlo fuori. E vaffanculo. I rinforzi? Ancora? Davvero? Sono nella cacca pupù allora. Regà, no, 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 no. Non ce la posso fare. Ma è una follia.
Questo è un bel dito al culo, ragazzi. Mo bisogna vedere da dove mi hanno fatto ripartire. Forse dai rinforzi? Sì, dai rinforzi. Dai rinforzi. Mi pare ovvio. Allora, a sti stronzi comunque gli devo passare. Passoreta! Gli devo far saltare l'armatura, però fin quando hanno gli scudi è un bel problema. Ok, uno almeno intanto è saltato in aria. Dai, su. Allora, lui muore intanto. Intanto lui facciamoli saltare la... No, ragazzi, ma dai, ma... Ma è una follia tutto ciò. È una follia. Allora, intanto devo far fuori quello che già è mezzo scoperto, perché è il più problematico comunque. Quindi via uno. Meno male che... ragazzi. Oddio. Via. Allora, è grave la situa, ragazzi, eh. Magari l'altro ha preso fuoco. Dimmi che ha preso fuoco, sì. Ok, allora, guarda lo stronzo là sopra. Via, te muori, grazie. Mannaggia la miseria che continua a usare cose sbagliate. Niente, Hugo non ha più pietà. Non ha più pietà. Se prima si poteva fare qualche scrupolo, adesso c'è ben poco da fare, ragazzi. Allora, devo fare fuori questo maledettissimo stronzo. Ok, adesso... No, devo approfittare a colpirlo adesso. L'ho colpito, dimmi le site, prego. Sì, l'ho colpito. Dardo. No, non ci credo. Me l'hai evitato. Ok, ragazzi, vediamo un po' se ho la fortuna e la velocità di riuscire a fermare sto maledetto stronzo. No, ho sprecato un dardo. Ma allora sono stronza, che non mi rendo conto di cosa ci ho equipaggiato. Extinguish, fionda. Adesso, non ci credo, continua ad evitarmelo. Che situazione del cazzo, ragazzi. Ok. Occasione, dimmi di sì. Sì. Mamma mia che sudata, ragazzi. Mamma mia che sudata. No, vi prego. No. Oh. Porca miseria, sì, però più la usa e peggio è, non va bene. C'est terminé maintenant. Il est arrivé, Hugo. Oui. Respire. Calme-toi maintenant. Allons libérer Arnaud, d'accord? Oui. S'il vous plaît. Greve, raga, greve veramente. Alors allons-y. Hugo dit que c'est à lui. Sfuggito al cappio, ragazzi, per un pelino, Eccola qua. Sofia! Vous en avez mis du temps. Tous à bord. Allonge-toi dans un coin. Attends. Et ta mère? Elle reviendra pas. Il faut partir. Vite. Je vois. Je m'occupe du reste. Toi, viens. Reviendra jamais. Je sais. J'aurais voulu lui dire des tas de choses. Moi aussi. Mais elle savait. Elle savait déjà tout. Tu étais le plus beau des cadeaux. Elle t'aimait tel que tu es. Tel qu'elle t'a fait.
On va vivre. Et on va guérir. Nos blessures. On doit les garder. Pour ne pas oublier. Pour les accepter. Jusqu'à ce qu'elles ne fassent plus mal. Ok. E finisce anche questo capitolo. Incomincia il capitolo 14 che si intitola Curare le ferite. Quindi sono riusciti a scappare dall'isola alla fine. Almeno questo. Je ne pensais pas qu'on reviendrait. On n'est pas tous revenus. Mais il ira mieux maintenant. Comme nous tous. C'è sempre questa speranza, insomma, che le cose possano migliorare. Je suis là, ma... si tu as besoin de parler. Ah, d'accord. Oh, de l'air frais. Mamma mia. No, ci tocca parlare con gli altri, ragazzi. Arnaud. Poraccio pure come sta ridotto. Si è evanoui. Reste là. Il vaut mieux ne pas te réveiller après tout ça. Crois-moi. Esausto pure lui. Comment elle a vu? C'est beau. À quoi tu penses? Tu crois que je suis différent? Eh bien, je ne sais pas. Tu as faim? Hein? Oui. Alors, tu es toujours toi. Je me sens... différent. Tout... tout a l'air différent. Ça s'appelle grandir, Hugo. Et certaines choses font grandir plus vite. C'est vrai? Oui. Mais... on va calmer les choses maintenant. On va prendre tout le temps qu'il faut. J'ai hâte d'être dans la montagne. Bientôt. Très bientôt. On rentre à la maison, Hugo. Notre maison. Oui. Continuo già a dire questa grande speranza. Temo che questo sia solo, ragazzi, l'ennesimo momento in cui vogliono farci prendere un altro respiro, insomma un attimo di respiro, ma che sia solo un'illusione, purtroppo, come è stato fino ad ora. Comment tu te sens? Toi d'abord. C'est comme après un rêve étrange, un rêve horrible. Mais je pouvais pas me réveiller avant de l'avoir fini. Transformé. Comme une renaissance. Il y a une nouvelle maison qui nous attend, Lucas. Est-ce que tu viens avec nous? Eh bien, je dirais que Hugo et toi, vous êtes ma maison. Alors, oui. On est heureux de t'avoir à nos côtés. Che tenero pure Lucas, ragazzi. Cioè. Ah, e pure Sofia che ci è stata vicino così tanto a lungo, adesso ci ha portato via. Cioè, sono tutti bei personaggi. Salut. Bien dormi? Je me suis réveillée en pensant être morte. Un grand classique. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ma mère... elle avait une maison. Une vieille maison dans les montagnes. Je lui ai promis qu'il pourrait être heureux. C'est là qu'on ira. C'est une bonne idée. Tu seras toujours la bienvenue. Même si tu n'aimes pas l'altitude. Eh... les gens changent. Viens voir. Che c'è? Vediamo. Cosa avrà visto Hugo di tanto interessante? Eh, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il va bien? Chi sait? Et si on lui demandait directement? D'accord. Tu es vivant? À ton avis? Les morts, ça parle pas. Bien fait. Et... je suis désolé pour... mais... pour tout ça. Merci.
Merci d'avoir convaincu ta sœur de m'aider. Tu m'as sauvé. Ça alors, tu t'es enfin décidé à être gentil. Me le fais pas regretter. La guerre est finie, Arnaud. On a tous mérité un peu de repos. Tu devrais essayer, toi aussi. Hé hey, un bateau. Non mi dire che è lui. Oh non, c'est le comte. Che cavolo. Il est en train de nous rattraper. Tu vois, c'est le problème avec la guerre. C'est pas toi qui décide quand elle s'arrête. Sì, ma che strapalle questo. Ma pensa a oh, negarti non, in mare. E va a cagare. Tu seras à l'abri. Reste là-bas. On va hisser la voile. Amicia, par ici, avec moi. J'arrive. Ils s'en sortiront. Reste dans la cabine quoi qu'il arrive. D'accord? Non ho fatto caso se mi ha salvato o meno la partita, però nel dubbio, visto che ci siamo. Ce salaud veut pas lâcher le morceau. Il faut les distancer. S'il nous aborde, c'est fait. Viens. Il continue de gagner du terrain. Ciaone. Qu'est-ce qu'on fait? On est la voile dans le sens du vent. On a besoin d'un meilleur angle. Amicia, va sur le pont inférieur. Tout de suite. Sì. Ok, tiriamo anche questa. Ok, vai. Ok. Ormai sono qui, che cavolo. Che carico. Ok, questo subito. Oh! Occupe du chargement. Vas-y. D'accord. Tiens bon, j'arrive. Che devo fare? Oh, che devo fare? Oddio. Proteggi e Sophie e Lucas. Mi sa che mi conviene salire, infatti. Ma morite, mannaggia santa, a rompere le palle pure qua in mare. Via, oh cazzo. No, non me pas maintenant. Ai. No, che gli faccio? E che faccio? Mannaggia! Oh! E che cavolo, dai! Amicia! Amicia! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh no! Ils sont passés par Simon! Lève-toi, Amicia! Ma era così che dovevo andare allora? Oddio! Che c'è adesso? Altre brutte notizie, vi prego. Oddio. Sofia! Sofia! No! Venez, je vais vous tailler en pièces. Ils sont trop nombreux, Arnaud. À nous deux, c'est jouable. J'arrive. Ma che cazzo. Ma dove sono gli altri? Dove sono? Ti vi ammazzo tutti, Dio santo. E ciao. Ok, se continuate a darmi tardi va benissimo. Sono felicissima. Oh! Fai fuori quello con lo scudo, quello con lo scudo. Io penso a questi altri. Ok. Oddio, aia. No, raga, no. Non ho nulla. Ma che cavolo, dai. Ok, se continuate a darmi tardi, sono contentissima. Ah, quelli che posso ammazzare con la fionda, devo vedere di ammazzarli con la fionda, ma... Non ho più dardi. No, raga. Che cazzo, dai. Sì, no, raga, è un guaio. Ah, ma lo devo curare, che devo fare? Sì, ma una volta che io ho finito i dardi, no? Di preciso. Cosa cazzo dovrei fare? No, cioè, mi piacerebbe saperlo, capirlo. Sarebbe molto bello capirlo. Insomma, capite? C'è altro qua. Allora, aspetta. Quelli che posso uccidere così è meglio ucciderli così, ovviamente. Aspetta. Ok, ne arriva un altro. Via così. Ne arriva un altro. Via così.
Meglio aiutarlo. Oddio, per ora forse ce la può fare. Ne arriva un altro là. Quanto dovrò resistere? Ok. No, raga, è un guaio. È un guaio, non ce la posso fare. Ok. Oh! Mamma mia, ragazzi. È un disastro sta situazione. È veramente un disastro. Non mi colpì! Dai, che palle! Ecco. Togliti dal cazzo pure te. Aia. No, 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 no. Ti aiuto, ti aiuto, ti aiuto. Che faccio? Ok, là in fondo. No, là in fondo. Là in fondo. Così, 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 così. No, no, non ce la possiamo fa. Non ce la possiamo fa. È fuori discussione. Oh. Hugo, viens avec moi. Hugo, viens ici! Oh, désolé, petit. Les rats ne t'aideront pas ici. Non! Voyez ce petit être si fragile. C'est bon! T'as gagné! Ne le tue pas! Le tuer? C'est le fils d'Emily! Mon fils! C'est un dieu! C'est un fléau, Victor! Tu dois le laisser s'en aller! Avec sa sœur! Non! Je le dois à Emily! Avec elle, j'étais si sûr que ce monde portait autre chose que le. Sans la guerre, que je pouvais étouffer cet incendie qui couve. Mais en vérité, les gens comme nous viennent au monde pour attiser les flammes. J'ignore ce que tu veux faire, mais tu échoueras. Il causera ta perte. Cet enfant fera ce que je lui ordonnerai. Nous plongerons ce monde dans les flammes. Et je bâtirai un empire sur ses cendres. Un monde bien meilleur. Reviens ici, lâche! Tu me dois du sang! Je me suis déjà acquitté de ma part. Tout ce qui compte, c'est que mon fils se repose. Achevez-le! Non è morta. Non è morta. L'hanno presa di striscio. L'hanno presa qui di striscio. Sole morente, capitolo 15. Che molto probabilmente, non so se è l'ultimo. Io sto temendo una cosa. Sto temendo tantissimo una cosa, ragazzi. Ok, evviva. Ne crie pas. Pour la douleur, on s'en sert sur les champs de bataille. Hugo. Je suis désolé. J'ai rien pu faire. C'était le plongeon ou la mort pour nous deux. On doit aller le chercher. Qu'on sait de quoi Hugo est capable. Il faut le retrouver avant qu'il ne fasse souffrir encore plus. Partons. Sofia et Lucas sont partis devant pour trouver des chevaux. Ah, bah, li hanno trovati, ok. Serre les dents. Bon sang. Je sais. Cioè, comunque, allora. Ovviamente. Ça fera vite effet. Mi ha appena salvato la partita, ragazzi. Allora,
Prima vi stavo dicendo che io adesso ho paura di una cosa. Ho paura che si ripeta la stessa cosa che era successa a Elia e Basilius. Perché a Elia ha combattuto fino all'ultimo, fino a morire, pur di cercare di riprendersi suo fratello e di salvarlo. E adesso, guardate un po', Hugo è stato separato da Emissia. E lei, comunque sappiamo com'è fatta, non si arrenderà fin quando non riuscirà a salvarlo e a riprenderselo. Nonostante tutto, perché regà, è da inizio gioco che sta poveraccia sta prendendo soltanto un botto di mazzate ed è ancora qui, pronta a rialzarsi nonostante tutto, nonostante il dolore, pronta a tutto pur di salvare suo fratello. E io ho paura che sta cosa andrà a finire così. Cioè, regà, sarebbe estremamente straziante, tra l'altro, anche perché poi Hugo comunque resterebbe vittima, ovviamente, della macula, come è successo a Basilius. Probabilmente si ritroverà a morire solo nella totale disperazione. Io sto facendo soltanto delle supposizioni e spero sinceramente che siano sbagliate. Ma la situazione attuale mi preoccupa non poco, quindi se già oggi ero preoccupata, adesso ragazzi ancora di più, perché oggi non è successo niente di estremamente preoccupante e quindi, vista la situazione di adesso, sono il doppio preoccupata per quello che sarà il prossimo episodio. Poi sarete voi ragazzi a dirmi se il prossimo sarà o meno l'ultimo, perché credo proprio appunto che saremo addirittura di arrivo. Seppure non dovesse essere l'ultimo capitolo, probabilmente sarà proprio l'ultimo episodio della serie, perché mi avete detto che gli ultimi capitoli comunque duravano veramente molto molto poco. Non so che dire ragazzi, non so che altro aggiungere a tutto quello che ho detto fino ad ora. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Rabdosh a tutti ragazzi da Giocherino, ciao!